E ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nuovo video e nuova destinazione, Verona. Come prima cosa voglio mostrarvi una pasticceria che è completamente senza glutine, un fiore all'occhiello a Verona, che è Bacio di Cioccolato. Eccoci dentro la pasticceria Bacio di Cioccolato e abbiamo preso un beignet al tiramisù, un beignet alla crema e un panzerotto. Quindi prima il salato. Sono le 11:29, quindi un pranzo in anticipo. Con mozzarella e pomodoro. Eccoci col beignet alla crema. Buonissimo. È buono, buono, sto godendo. Ma tu non sembra che non mangi da settimana? Infatti mi sembrava. Due arancini ci sono, sì. Ci sono. Ok, sì, sì, grazie. Due arancini. Sì, grazie. Ma tutto. Inoltre ho anche chiesto cosa ci fosse su ordinazione, magari salato. Di solito su ordinazione facciamo o la parmigiana di melanzane, okay. O il pasticcio di carne, la lasagna. Ok, ok, perfetto, perfetto. Eccoci davanti a Bacio di Cioccolato. Allora, veloci perché piove, la colazione che avete visto, più due brioche, quattro pastine alla cioccolata, un beignet e tre crocchette, mi ho pagato in totale 25 euro, quindi il prezzo mi sembra ottimo e la qualità davvero eccellente, buonissimo, passate tutto senza glutine. A Bacio di Cioccolato io non posso far altro, davvero, non posso far altro che dare 5 spighe alla qualità, 5 spighe alla sicurezza e 5 spighe al prezzo. Locale consigliatissimo, davvero, potete passarci. Il vero e proprio pranzo poi c'è stato da Flora, un locale vegano. Devo fare una piccola nota, io non sono vegano e a me piacciono molto sia la carne che il pesce. Quindi era la prima volta per me mangiare un pranzo completamente vegano e quindi dal punto di vista del gusto è stata una novità per me. Comunque adesso vi mostro il locale, vi mostro cosa ho mangiato. Eccoci da Flora, ristorante vegano e senza glutine. Io ho preso parmigiana di melanzane, dei fritti misti e questo era un... non mi ricordo neanche più, con ceci e altre cose. Adesso assaggiamo. Assaggiamo questo. Buono. Il fritto è fritto normale. E ci hanno portato anche il cestino di pane. Buon appetito! Qui abbiamo un bisti hamburger di ceci, patate al forno, cipolle caramellate, salsa piccante e maionese e curcuma. Ristorante Flora, all'interno è tutto vegano e senza glutine, quindi andate senza problemi. L'unica cosa che vi dico è che se non vi piace il cibo vegano, come a me non piace tanto, farete un po' di difficoltà, però come avete visto c'è tanta scelta e abbiamo pagato 34 euro in due. Avete sia l'opzione buffet che alla carta. La carta costa
chiaramente un pochino in più, però viene un piatto un pochino più bello. Potete passarci tranquillamente. Ero molto scettico al riguardo, però comunque devo dire la verità in maniera molto oggettiva, che seppur non corrisponde ai miei gusti, io a Flora do 4 spighe alla qualità, 5 spighe alla sicurezza perché tutto all'interno è senza glutine e 4 spighe al prezzo. Una sicurezza del senza glutine sono tutte le gelaterie Grom, che sono 100% senza glutine. Un buon gelato da Grom dove tutto è senza glutine, anche i coni. Grom si merita 5 spighe alla qualità perché il gelato è davvero buono, 5 spighe alla sicurezza e 4 spighe al prezzo, perché secondo me è ancora abbastanza elevato come prezzo, dovrebbe calare un pochino. E se volete mangiare davvero in centro a Verona, a 2 passi dall'arena, c'è la Costa Imbrà. Eccoci qua, alle nostre spalle c'è l'arena e siamo a mangiare alla Costa Imbrà. Qua fanno alcuni primi, 3 primi senza glutine e le pizze e ci sono alcuni dolci. Noi abbiamo preso una margherita senza glutine e una bufalina senza glutine. Adesso procediamo al taglio. Aspetta. Assaggiamo con lo sfondo l'arena. Molto buona, impasto morbido, saporita e l'unico difetto è che è piccola. Buon appetito, ci vediamo dopo. Siamo a fianco della Costa Imbrà dove abbiamo appena cenato, abbiamo pagato in 2,29,50 per una margherita senza glutine, una bufalina senza glutine, un'acqua e il coperto, che non è tantissimo visto che comunque, come potete vedere, siamo a 50 metri dall'arena, però comunque comparato ad altri posti insomma non è pochissimo. Servizio buono, personale cortese e il cibo buono. Alla Costa Imbrà io do 4 spighe alla qualità, 4 spighe alla sicurezza e 4 spighe al prezzo. Prezzo che è motivato dalla vicinanza all'arena che, come avete potuto vedere, è proprio a 2 passi. Il giorno dopo ho voluto testare un locale che secondo me è una novità, che è la Tigella, dove fanno appunto tigelle anche senza glutine. Eccoci alla Tigella a Verona, hanno anche il menù senza glutine, dove vi portano tigelle senza glutine. Ci sono salumi, salsini, e le nostre tigellone bollenti senza glutine. Buon appetito! Mm.
ho visto come va a finire, li portiamo qua. Buon DJ le calde e buoni salumi. Eccoci qua con alle spalle la tigella, dove abbiamo mangiato tigelle senza glutine, non erano artigianali, erano acquistate ma comunque buone, con salumi, delle salsine, e ci sono le salsine sia dolci che salate, quindi potete mangiarle sia salate che dolci appunto. Abbiamo pagato 41 euro per due, con acqua, caffè, coperto. Può sembrare tanto ma sazia. Comunque sanno cos'è senza glutine, venite tranquilli. Alla tigella io do 4 spighe alla qualità, 4 spighe alla sicurezza e 4 spighe al prezzo. E se andate alla tigella dovete assolutamente andare alla Basilica di San Zeno, che è davvero vicina. Quindi chiudiamo il video con l'ultimo locale, che non è proprio a Verona Verona ma è leggermente fuori, che è American Graffiti. American Graffiti offre tantissime opzioni senza glutine e sono davvero attenti. Eccoci da American Graffiti. Hanno un intero menù senza glutine e noi cosa abbiamo preso? Dei chicken nuggets senza glutine e delle costolette barbecue senza glutine, BBQ ribs. Adesso assaggiamo questi. Molto buoni, rari da trovare e buoni. Come potete vedere ho la giacca sopra perché qua c'è temperatura americana, fa un freddo boia. Sono ribs. Molto buone, saporite, un po' secchine, un po' secche, ma buone. Buon appetito! Fuori da America Graffiti, che come vi ho detto prima offre un menù senza glutine, abbiamo preso ribs, chicken nuggets, una insalata mista con pollo, due bottigliette d'acqua, in totale abbiamo pagato 34 euro. Super sicuri, perché ad esempio ho chiesto la salsa barbecue e mi ha detto controllo sulla dicitura se è senza glutine o meno. Quindi venite qua, si mangia bene. Era un po' la ribs secchetta, quindi ho dovuto mettere un'aggiunta di salsa barbecue, ma perfetto, qua sanno benissimo cos'è senza glutine. Ad American Graffiti io do 4 spighe alla qualità, 5 spighe alla sicurezza e 4 spighe al prezzo. È un locale molto particolare che ricorda i locali americani degli anni 60 e io vi consiglio vivamente di andarci. E così termina il video di oggi, spero vi sia piaciuto, spero vi sia piaciuta anche la città, davvero vi consiglio di visitarla perché ha tante opzioni senza glutine ed è soprattutto una bellissima città. Ci vediamo al prossimo video, ciao!